Mi ha scritto un server e il server mi ha detto: vieni sul mio account Facebook a discutere di questa questione. Ho dovuto buttare fuori due speaker dal mio server, perché hanno lavorato direttamente col cliente. In che senso? Sai che è vietato, quando tu sei su un server con la tua voce, contattare direttamente il cliente che invece è un cliente del server? Non si può, cioè proprio è vietato, c'è scritto sopra. Tu, quando tu leggi le clausole, aderisci a questo server, hai inviato i demo, verrai pubblicato online, riceverai lavori, ma è vietato fare questo. È scritto così, è scritto in tedesco. È vietaten contattare direttamente clienten, anche se il server è americano. Non cambia assolutamente niente. È scritto in tedesco e tu non puoi violare la regola. Allora, tanto per cominciare, quando ho visto questa mail mi sono chiesto: ma io manco ci sono in quel server, questo continua a scrivermi, perché tempo fa mi scrisse chiedendomi se volevo partecipare al suo server. E questa era una bella cosa, nel senso che probabilmente è andato in giro su internet e a cercare le persone che avevano un sito web con i loro demo, e quindi ha detto: questo mi piace, dai, chiediamogli se vuole partecipare al server. Io sono già su 50.000 server, vorrei evitare di essere su altri server così a cavolo, per rispetto dei miei clienti, perché se permetti, quando hai un cliente e il suo cliente ti trova online e ti contatta direttamente, tu stai fregando un cliente al tuo cliente. Non è una bella cosa, bisognerebbe evitarle. Cerco di essere proprio più possibilmente lontano. Poi ci sono server che ti mettono con il tuo nome e cognome e lì è facilissimo trovarti, però tu paghi per partecipare a questo server, lui ti trova lavoro, ci stai sopra tutti gli anni, paghi una quota fissa. Poi ci sono quelli che ti chiedono una percentuale per ogni lavoro che ti mandano, più la quota fissa. Ci sta, ti mandano del lavoro, i clienti ti arrivano, te li tieni tu, il cliente è la parte più importante di questo lavoro, averceli e poter fare in modo che ti contattino quando hanno bisogno, che si fidino di te. Poi ci sono quelli che invece ti mettono con un numero o con un nome, e anche loro hanno delle ragioni, perché ti possono riconoscere dalla voce, sì, però non sanno chi sei, perché molte volte la gente è sorda, non riconosce una voce dall'altra, ma se c'è anche la foto, lì è più facile che il cliente ti trovi e ti contatti direttamente. Cosa fai? Butti fuori dal server tutti quelli che sono stati contattati direttamente dai clienti? Dopo, alla fine, ti faccio vedere quanto ci metto io a trovare una voce di quelle che hai tu sul server. Te lo faccio vedere proprio, ci faccio una ricerca, trovo quella voce in 3 secondi. A parte che li conosco tutti quelli che sono sul tuo server, dal primo all'ultimo, però faccio una ricerca facendo finta di non conoscerlo e parto dalla foto e vedrai che lo trovo. Ma voglio fare anche un'altra cosa, perché c'è una cosa particolare che i server devono fare. Dovrebbero mettersi in mezzo tra te e il cliente, fare da project manager, cioè il manager di progetto che capisce la tua lingua, la controlla e poi manda il file al cliente. Se invece il server è uno di quelli che ti lascia parlare direttamente con il cliente, allora lì avviene l'inghippo, perché il cliente ha, per esempio, la pronuncia del suo nome, del nome della sua azienda, che è Gagnappo, per ipotesi, dice, si chiama Gagnappo, e l'altro dice: io non ho capito come si dice Gagnappo. Gagnappo, è facilissimo, Gagnappo, siamo famosissimi. Ok, aspetta, ti telefono e te lo faccio provare un po' di volte, perché il tedesco Gagnappo non ce la farà, lo spagnolo Gagnappo non ce la farà a dirlo, quindi devi fare un po' di training. Allora vuoi telefonargli e gli metti il numero di telefono nel testo che mandi allo speaker. E sotto c'è scritto, c'è lo slogan, per esempio, e sotto lo slogan c'è scritto: contattami per cortesia che ti spiego come si dice il nome. Il project manager in mezzo, se non capisce la lingua, non sa cosa c'è scritto sotto, per cui la capisci tu gli telefoni e ti fai dire il nome. Ma poi il project manager scopre che tu hai contattato il cliente, ti dà un calcio in culo e ti butta fuori dal server. Poi ci sono anche le occasioni brutte, quelle in cui tu sei dentro al server, contatti il cliente, contattami direttamente e ti faccio un prezzo migliore. Accade anche quello, non ci puoi fare niente, siamo tutti online. Io non lo faccio personalmente perché posso permettermi di non farlo, ma c'è gente che ne ha bisogno. E tu gli mandi un lavoro all'anno e questi cercano di avere il cliente, capisci? Non me la sento sinceramente di mettermi lì e fare col ditino alzato questa cosa qui, ma mi sento di dire che questo ditino me lo metto nel naso quando tu mi dici che devo venire su Facebook a sostenere la tua causa. Non la posso sostenere la tua causa, intanto perché io non sono nel tuo server. Poi anche perché se fossi nel tuo server sarei in concorrenza con della gente veramente brava. Però adesso voglio verificare una cosa che di solito i server non fanno.
che invece dovrebbero fare. Allora, tu sei andato a selezionare le voci, ti sei fatto mandare i demo delle voci per sentire se erano voci brave oppure no. E poi le hai messe online. Ma quando le hai messe online, hai almeno aperto il file e fatto un controllo dei livelli? Perché mi ci gioco che praticamente non ci hai neanche guardato e ogni demo sarà per i fatti suoi. Questo già è una cosa che fa scadere il tuo lavoro, perché tu sei quello che fa da interfaccia tra il cliente e lo speaker. Hai preso i demo? Almeno fai i livelli dei demo. Verifica, controlla che siano tutti allo stesso livello, almeno quello. Voglio andare a vedere, adesso voglio andare a sentire le voci e misuro con Yulin a che livello stanno tutti i demo che ti sei fatto mandare, perché dovresti fare almeno una cosa, scrivere dei demo e dire leggimi queste cose, così tutti gli speaker, se no ti fai mandare tutti i demo, quelli che gli speaker hanno fatto da qualche altra parte, e poi li metti sul tuo sito come se li avessi fatti tu, per favore, dai, siamo seri, dai, su, per favore. Adesso vado ad ascoltare un po' di voce. Allora, qui ho messo un Yulin, giusto per verificare che almeno abbiano fatto un equilibrio dei demo, ma di solito non lo fanno. Infatti vediamo che demo hanno messo online. Now TV è la internet TV con 5 nuovi film a settimana da vedere dove vuoi e soprattutto quando vuoi. Film e serie TV ovunque e senza contratto. Prova 14 giorni a 0 euro. TV Now. Now TV. Allora, questo lavorava circa 11 lufs e stava a 0 dB come clip. Talvolta si dà veramente tutto. E si arriva un po' troppo tardi. Con la nuova app di Autopostale arrivate sempre puntuali. Questo va a 8 lufs, cioè gli ha messo un limiter, la mandato a manetta, va bene. Allora, il problema di questo è che non ha la R, per esempio. Vabbè, ci sta, capisco. Benvenuti nel mondo Roadhouse. Accendiamo i sapori con un menu nuovo e conveniente. Vieni. Questo è a 7 lufs. 7, non meno 7 lufs addirittura. Con clippa di brutto. Va bene, sentiamo questa. Cos'è la voce? La voce è un'onda meravigliosa, uno strumento speciale, duttile. È uno strumento speciale e lavorava a 7 lufs, anche questo un po' spinto a manetta. Vediamo questa. Ciao, sono Sara e ho una figlia di nome Vittoria. Quando ho detto a mio papà che volevo aprire un negozio di vintage online, mi ha detto: guarda che con internet non ci paghi mica le bollette. Allora gli ho fatto... Anche questo è spintissimo, 8 lufs. Me lo ricordo ancora, un po' come se fosse oggi. Riconosceva quell'immagine a tratti sfumati, altre volte più nitida. Ovunque andasse, lei era lì. Con... È spagnolo! Non è italiano. È fra le voci italiane, ma è spagnolo. Oh, questo lo conosco, questo è bravissimo. Fondente al latte nero bianco. Ce n'è per tutti i gusti alla festa del cioccolato dall'8 al 10 febbraio nel centro storico di Pozzuoli. Di Nardo, raddoppia! E dal 21 dicembre... Questo è un mago, infatti il suono è buonissimo. Peter Pan in the Summer. Domenica 7 giugno avremo il nostro primo incontro d'estate. Sarà in Playa Loca a Castelfranco Veneto, in diretta dalle 19. Nardo Caffè. Di Nardo Caffè. Fermati. Ok, no, Corrado ancora più forte, a manetta. Sentiamo Grazia. Potrà anche cambiare tutto, ma non la magia di stare insieme. Qualunque sia la tua storia, Arca Planet è il tuo store. Arca Planet, Pet Store. La stagione della tuta è finita. Ok, qui c'è probabilmente un problema di, come si dice, di conversione. Si sente il suono un po' mangiucchiato, ma questo succede con i vari file demo che vengono messi, rimessi assieme, perché generalmente gli speaker quando fanno i demo dovrebbero fare un demo apposta per te, così senti esattamente il suono dello studio, tutto quello che ti pare, ma non accade mai, non abbiamo mai il tempo di farlo, quindi cosa facciamo? Prendiamo una serie di cose che abbiamo fatto, le mettiamo insieme e poi le buttiamo su e sono sempre i nostri demo. Questi di questo server non hanno fatto una richiesta demo specifica, cioè non hanno dei demo loro che hanno commissionato agli speaker, quindi non conoscono gli speaker. Questa è una risposta. Novelli Arredamenti è sinonimo di tradizione e design italiano. Porta il tuo preventivo e scoprirai la vera convenienza.
Sparatissimo a manetta anche questo. Code 41 è molto più che un semplice marchio. È un movimento. L'orologeria misura d'uomo. Abbiamo reinventato l'orologeria meccanica di alta qualità e l'abbiamo trasformata in un'avventura straordinaria, a cui... Non è esattamente uno speaker, diciamo che è uno che ci dà, ci prova. Volate via Zurigo verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo e godetevi la rinomata ospitalità svizzera. Prenotate ora su swiss.com. Questo qui è pompatissimo, arriva a zero lus, proprio a palla. Una cosa, però è bravissimo, questo è bravo, veramente bravo. Avete visto Lulu? Lulu, la cerco anch'io. Lulu. Anche qua i livelli sono alla cazzo, ognuno li fa come gli pare, e magari uno spot senza tutti quei riverberi, giusto per sentire la voce. Sentiamo questa, un'altra voce italiana. Italiana? Vuoi conoscere un segreto sulle soluzioni CRM? Negli ultimi 10 anni i sistemi CRM sono risultati troppo complicati o troppo cari. Ok, questo ci mette in Italian, perché lì parla italiano, the United States, really United States, quindi non parla italiano. Ma va bene, così non c'è problema. Qui i LUFS erano a meno 23, cioè siamo passati da uno all'altro. Dal 2021 sì. L'attestato per droni dell'UE è obbligatorio. Vola in modo sicuro e legale in tutta l'UE. Conosco anche questa. Anche qui, per esempio, i livelli erano mediamente medi, non erano altissimi, ma erano buoni. Prendete una sfoglia, osservate la sua sottigliezza, la superficie liscia. Qui, per esempio, i livelli non sono stati fatti neanche qui. Cioè, li ha fatti la ragazza, che a parte che in inglese si sente nel modo di parlare. Prendi una sfoglia, buttala a mare, spera chi non sappia nuotare. Poi prendiamo questa. Benvenuta nel punto vendita di Codalì. Le clienti sono già qui e tu dovrai consigliarle. Questa non è una speaker, è un formaggio coi buchi. È svizzera, si sente. I livelli come erano? Scusa, fammi sentire. Vai alla scoperta di Eau de Beauté. Così alla cazzo, come viene? Lo mandiamo a 0 dB, poi come l'abbiamo registrato? Veloce come il vento. Oh. Silenziosa come la notte. Sì. L'automobile del futuro è arrivata. Corri a provarla. Ciao Luca! Oggi c'è un'offerta speciale per te. Potrai... Anche qui i livelli sono alla cavolo. Questo lo conosco, questo è molto bravo. Giuliano Palma, 10 settembre, Caffè Pedrocchi. Sta per partire Vintage Festival Italia. Un altro grande evento firmato Caffè Pedrocchi. Giovedì 10 settembre, concerto in... Se è Veneto, ma se è bravo, questo è uno che ha fatto un sacco di spot, un sacco di cose. Molto bravo, questo qui mi piace sentire, un amico, fra l'altro. Anche questo. Siamo con te mentre prendi un aereo. Quando ti emozioni allo stadio. La classe. Quando ti sposti di stazione in stazione. Com'è il suono? O quando fai shopping. Vedi? Siamo in tutti i luoghi che frequenti e in quelli che ami di più, come la tua casa. Italpol Vigilanza. Bravissimo, grande, mitico. Oh, questo è bravo, veramente. Vediamo un po'. Su Katawiki trovi sempre qualcosa di unico. Qualcosa che parla di te. Un'auto d'epoca per rivivere i vecchi tempi. Bravo, bello, bellissima voce anche questa. Con YouTube Kids gestisci l'esperienza della tua famiglia. Ti basta scegliere uno dei 3 livelli di contenuti disponibili in base all'età di tuo figlio. Ognuno di questi file suona per i fatti suoi, cioè non c'è nessuna ottimizzazione, manco nei demo che hanno fatto caricare, quindi ti fanno mandare i demo, poi non li controllano neanche, ascoltano se gli van bene, li buttano su, ma non sanno che cosa stanno buttando su. Ma cioè non fai neanche una normalizzazione dei demo che metti online sul tuo sito? Se per te tutte le paninoteche sono uguali, usa la fantasia e vieni da... Poi ognuno ha il suo suono, questo per esempio è un suono molto inscatolato, gli altri c'erano... Alcuni ce l'hanno pienissimo, altri... Vabbè, quello può starci, nel senso che ognuno ha il suo microfono, la sua sala, il suo ambiente, però un po' di ottimizzazione almeno fallo, ma vuol dire che tu come server non fai assolutamente niente. Cioè, butti su le voci così. Ti piace la voce? Te la mando. Ok, sono $100. A posto, fantastico, siamo molto felici. Questa è brava, questa è molto cosa brava. Cosa immaginate quando pensate al futuro? Astronavi, intelligenze artificiali, galassie inesplorate... Sì, questo è probabilmente il futuro che ci aspetta. Vedi, 12-13 LUFS, questa qui ha fatto un livello, probabilmente fa molti audiolibri e fa la roba su quel livello lì. Gli altri, se uno fa spot, ti mandano un bombone, guarda, senti.
Ehi, amico, voglia di una pausa pranzo stuzzicante? Prova il nostro mezzogiorno perfetto. A pranzo dal lunedì al venerdì hai un piatto e una bibita a partire da 7,50 euro. Uomo con grande esperienza, ha portato i DB a manetta, i Lufs a palla, quasi a zero, fantastico. Ognuno li fa per i fatti suoi. Passiamo da meno 23 a zero Lufs. In bicicletta, tra i boschi olandesi e i mille altri particolari paesaggi, dune e persino sabbie mobili. Perché devi sapere che più suona forte e più piace. Cioè, se suona forte, suona è bello per il nostro orecchio, hai capito? Quindi questi, chi l'ha capito, mette a manetta tutto quanto. Insomma, è così. La nuova collezione Star Wars è in arrivo. Sono i flips di Tops. Un'idea originale. Completa il tuo dado. Ci sono un sacco di spottari qui. Con 21 Buttons, indossare ciò che hai visto è facilissimo. Scarica l'app, lasciati ispirare. Questo è a meno 12 dB. Gli altri sono tutti oltre lo zero, proprio spaccati in cima. 21 Buttons, vesti ciò che hai visto. Questa ragazza, questa per esempio era spagnola, e la spagnola ha mandato su della roba a meno 22, meno 23, cioè meno 12 dB e meno 23 Lufs, una cosa di questo genere. Chi c'è qua dentro? Vediamo questo ragazzo. Musica. Siamo la Maserati Family. Oh, Maserati. Il futuro è ora. Il futuro è ora. E questa è la forma del nostro domani. E questa è la forma del nostro domani. Bravo Stefano, bravo, grande, molto bello. Andavi a quanti Lufs? Andavi, scusa, fammi rivedere. Era già... Maserati MC20. First of its kind. Vabbè, questo probabilmente è il lavoro finito, veramente fatto bene, bello. Seguile con The Rock. Seguile. Non perdere gli MTV Video Music Awards 2009. E non c'è nulla che possa superare la sensazione di un gol ben eseguito. Sì, di un gol ben eseguito. Questa è fra gli italiani, but she is in London, you know. Quindi gli scappa un poco perché articolazione italiana veramente difficile. Questa è bravissima, questa, senti, questa qui è il top del top. Dai, fammi sentire la tua voce. Sai cosa mi piace dir Dio? Anche quando prendo la metro, letteralmente sottoterra, ho la mia musica, sempre con me qui in tasca. Perché grazie all'iscrizione a RD Unlimited posso scaricare i brani sullo smartphone. Perché lei parla bene anche inglese, ma veramente brava. Però vedi che lei ha elaborato il suono, lo ha tenuto a un livello giusto, però l'ha fatto lei. E anche lui, vediamo come ha fatto. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! A palla! Solo a luglio puoi vincere la tua Matiz! Grande! Come sarebbe stato il mondo se la Rai fosse esistita prima? Buono tu? Questo è un caro amico, è molto bravo e sa perfettamente che se spingi, se marchi veramente forte col suono, il suono suonerà meglio, o almeno ti sembrerà che suonerà meglio, ma è bravo lui, quindi chi ce frega. La bellezza è nei dettagli. Xiaomi Mi 9 Family, tripla camera E. Anche qui siamo spottari e quindi sappiamo che gli spot vanno spinti. Vediamo qua. Jinbai Tai, insieme. Guardare insieme. Respirare insieme, sentire insieme, accelerare, frenare e sorridere insieme. Uomo e macchina in perfetta armonia. Questo è Mazda. Jinbai Tai. Drive. Together. She's UK. Very beautiful voice, anche se è Italian. Questo è italiano, proprio. De nostri. Ladies and gentlemen, and the winner is... You! Vai su rds.it, gioca e vinci un corso d'inglese My English School. Quest'anno 888 è sponsor ufficiale del Giro d'Italia, la corsa ciclistica più amata dagli italiani. Bravo, bravo. Io questo ragazzo non ricordo quando ho iniziato, è diventato veramente bravo nel corso degli anni. Sentiamo lei. Ogni giorno dai il meglio per le persone che senti, ami. Senti, bassissimo qua. E ogni giorno ti impegni a proteggerle. Autan è qui per aiutarvi a proteggervi dalle... Cioè, in realtà, anche se c'ha un po' di accento inglese, ma non troppo, perché comunque very, very Italian, il suono qui, per esempio, era, diciamo, corretto, come dovrebbe essere, però rispetto agli altri sta un po' basso. Ognuno c'ha il suo, vedi? Fino al 21 novembre c'è il sottocosto di più. Nuova spesa, grande conveniente. A manetta, sparatissimo. Senza i dizionari Zanichelli, il mondo sarebbe una giungla. Inglese,
tedesco, francese, spagnolo, Zingarelli d'italiano, Zanichelli, per sapere, per fare, anche in digitale. Yeah? Basta? Ha messo solo Zanichelli italiano, ma lei è degli United States. Brava, molto brava. Ha un poco a piccolo accento. Ci siamo. Pausa colazione. Alessandro, in quanto svapatore esperto, approfitta di questo momento. Ma senti che hai colpito la capsula di brutto proprio. Con tutta la... hai sputato sulla capsula, sul demo. No. Solo 9 calorie e il gusto unico della leggerezza. Per sentirsi leggeri. Niente come Pavesini. Niente leggeri. Perché età spagnola fa finta di parlare italiano. Io non parlo spagnolo, per cui è sta più brava lei. Però è spagnola, ma bella voz. Com'era il livello che me lo sono scordato? Ah, basso. No, beh, stava abbassando. Fammi sentire, dai, su, dall'inizio. Solo 9 calorie e il gusto unico della leggerezza, per sentirsi leggeri. Niente. Vabbè, questo addirittura è su un canale, quindi probabilmente è registrato sfasato e sbollinato. Andava a meno 3,8. C'era una volta, tanto tempo fa, un grande castello. Guarda. In cui gli abitanti parlavano lingue. Sta a meno 6. Il problema. Cioè, non hanno neanche fatto una. Questo è l'ultimo? Quindi non ci sono io qui in mezzo in questa. Che cazzo mi hai scritto a fare allora? Sono io quello che hai buttato fuori? No, perché non facevo parte del server. Che faccio? Mi iscrivo anch'io a questo server? Ci sono tutti quelli bravi. Potrei anche fare, non mi ci iscrivo veramente, dopo che mi hai scritto una mail del genere, più che altro perché io capisco che tu sia incazzato perché questi hanno lavorato direttamente con il cliente, però siamo tutti online, purtroppo succede questa cosa, è inevitabile, tu sei lì sopra, ci hai messo il nome, io faccio uno screen della foto e in 3 secondi ti trovo lo speaker, vediamo se trovo questo ragazzo, allora vediamo se riusciamo a fare una ricerca inversa, eh? Ho trovato un sacco di gente molto simile, però Music Track Song Playlist SoundCloud, guarda, ho già trovato su... È lui! Guarda un po' chi è! Esatto, quanto ci ho messo a trovare l'ultimo della lista di questa cosa? Ciao, mi presento. Mi chiamo Nicola ed ho un problema. Parlo da quando avevo 3 anni e mezzo. Periodicamente prendo di mira qualcuno e gli parlo. Gli dico cose su cose, gli parlo di tutto, dalla storia alla filosofia, dalle mie riflessioni alle più disparate fantasie. E per stavolta, come dice anche quello dei Pokémon, scelgo te! Quanto ci ho messo a trovarlo? Ci ho messo meno di un minuto, ho fatto lo screenshot della foto. Quindi, allora, se vuoi che non parlino direttamente con lui, a parte il fatto che tu devi saper leggere le mail che vi mandate, invece non fai un cazzo come server, assolutamente. Manco controlli i messaggi che arrivano. Questi si parlano fra loro, uno nel messaggio o nel testo addirittura gli scrive contattami a questo numero perché ho bisogno di parlarti. Quello contatta direttamente e se il cliente va a parlare direttamente con lo speaker non ci puoi fare un cazzo. Sì, l'hai buttato fuori dal tuo server. Ma non so quanto sia stato un gioco intelligente, sarebbe stato forse più intelligente, che ne so io, offrire di più dal tuo server al cliente, cioè almeno lavorarci sopra i progetti, invece non vuoi lavorarci, tu vuoi semplicemente che il server faccia tutto per i fatti suoi, manco controlli i messaggi che si mandano. Voices.com per esempio fa almeno quello, ci mette uno che finge di parlare per conto del cliente, ti manda i messaggi, solo che non sa quello che il cliente sta scrivendo perché lui parla solo americano e il cliente gli scrive in italiano, nel testo ti scrive per cortesia contattami direttamente, lo scrive dove c'è lo slogan, tu leggi, stai per leggere lo slogan e alla fine per cortesia contattami direttamente al 338, no aspetta questo non c'entra assolutamente nulla, e chiami quel numero e dici ciao grazie per aver chiamato, il tizio del server non capisce un cazzo e devo fare assolutamente una modifica, hai capito? È un lavoro difficile quello della voce online, veramente difficile perché ci vuole... Hai capito come ci ho messo a trovare Nicola? Ci ho messo 3 secondi, ci ho messo. E poi a parte che è molto bravo, ma anche gli altri ci metto niente. Faccio uno screenshot della foto, faccio una ricerca per immagini e questi sono su SoundCloud, sul loro sito, su Facebook, dappertutto, con quella foto in particolare e tu lo trovi. Non c'è niente da fare, non ci puoi fare niente. Cambia mentalità. Cresci, invece di non voler fare un cazzo col tuo server e prendere soldi perché... fatti pagare, ma...
Smetti di rompere le scatole, mi mandi queste mail del cacchio, non mi sono iscritto e non mi iscriverò mai sul tuo server. Va bene, basta, sono polemico, oggi me ne vado. Ciao, ciao.